Ciao, nel tutorial di oggi faccio un orsetto, può essere una calamita, questo l'ho fatto su una piccola base ovale, spero vi piaccia. Intanto stendo la pasta nera con questo tappetino che simula l'effetto del cesto, vado a testurizzare. Taglio con una tagliapasta ovale. Mi aiuto con il mattarello nel caso in cui non si stacca la pasta. Taglio e sistemo i bordi se c'è bisogno di sistemarli. Con questo tagliapasta tondo, piccolino, faccio questi piccoli cerchi nella parte superiore e nella parte bassa. Poi per fare l'orsetto comincio dal corpo, sono dai 6-7 grammi, in questo caso ho usato 7 grammi. Faccio una goccia, schiaccio, la parte sinistra è dritta, la parte destra vado a fare questo, affossare un po' la pasta. 2,5 grammi di lunghezza. Alla fine, all'inizio è circa 3 centimetri di lunghezza. Poi con questa spazzolina vado a fare questa testura, perché così poi con il pastello, quando si passa il pastello, si notano meglio i chiaroscuri. Per le gambe sono 2,5 grammi. Poi lavoro la pasta, faccio una pallina e poi allungo la pasta, circa la metà allungo la pasta. Schiaccio il piedino, sistemo un po' le linee, poi metto in questa maniera, disbiego il piedino e schiaccio, perché do all'orsetto una posizione di tenerezza, quindi con le zampine, con la parte davanti del piede rivolta verso il centro. E poi testurizzo. Testurizzo bene. Dietro non c'è bisogno perché lo attacco. E poi vado quindi ad adagiare nella posizione in cui poi lo attaccherò. Quindi stessa cosa con 2,5 grammi, faccio una pallina, appoggio, stendo la pasta, a circa la metà metto il dito e stendo, allungo la pasta e poi schiaccio. Quindi sistemo, poi con un tagliacoltellino vado a fare delle tacche dove si piega il piedino. Il problema delle colle è che si tappa sempre il foro. In questo caso mi aiuto sempre con uno spillo quando non esce la colla. Quindi metto un po' di colla sul piedino per sovrapporre l'altro in questa maniera. E se vedo che fuoriesce un po' di colla, poi la vado a pulire con il pennello ad acqua e testurizzo se perde un po' di
testura la pasta. Ora, per la testa, di solito uso lo stesso quantitativo che uso per il corpo, sono 7 grammi, lavoro la pasta, faccio una pallina e schiaccio. Deve essere comunque sempre un po' alta la pasta. Ora vado ad aggiungere il musetto e quindi unisco della pasta colorata con del bianco alla pasta di base che ho usato per fare l'orsetto. Quindi testurizzo anche la testa. Mescolo quindi le due paste, faccio una pallina, allungo la pasta a formare un rotolino e schiaccio per benino. E lo posiziono proprio in basso. Aggiungo quindi un po' di colla, non esagerate mai con la colla perché poi se no non si attacca. E scivola il pezzo, quindi lo metto e sistemo bene. Ora vado a formare le orecchie che sono 0,5. Faccio delle piccole palline, schiaccio prima, testurizzo con la spazzolina e schiaccio un po', poi se perde un po' di testura vado poi, una volta che le posiziono, devono essere messe di lato, quindi in obliquo agli occhi, le posiziono e con la spazzolina vado a testurizzare e con un bogliadoro piccolino appoggio e vado ad abbassare la pasta, quindi integro le orecchie per benino alla testa e poi testurizzo se c'è bisogno. Per le braccia invece uso 0,9 un grammo, allungo la pasta e vado a posizionarla in questa maniera, quindi incurvo la pasta e testurizzo posiziono in questa maniera, faccio questo movimento, do questo movimento alle braccia perché poi andrò a mettere nelle braccia un vasetto con un fiore, quindi allungo la pasta, schiaccio un po' e incurvo la pasta in questa maniera. Poi unirò le due braccia, le vado ad incollare. Quindi metto un po' di colla e le unisco in questa maniera e poi al corpo andranno così, attaccate di lato. Quell'orsetto che c'è vicino invece l'ho fatto con il color pelle. Questo con terra di siena naturale, quindi con un filo, un piccolo pezzo di filo di rame, vado ad unire la testa al corpo
metto un po' di colla e unisco le due parti. Io non ho fatto tutorial in questo periodo perché ho preso un altro cucciolo, quindi è impegnativo per me, perché ho preso il cucciolo del mio Spank e in questo momento stanno mangiando i corni di cervo e fanno un po' di casino. Non so se si sente. Quindi posiziono le braccia in questa maniera. Vado a pulire il pezzo. Ora con una piccola porzione di pasta vado a fare il nasino e lo posiziono. Non deve essere proprio attaccato, deve essere proprio staccato dalla parte superiore. Ora con questo pigmento bronzo vado a dare un po' di tonalità alla base. E poi lascio asciugare. Ora vado a fare il vaso. Sto utilizzando 4 grammi. Faccio una goccia paffuta e poi vado a schiacciare e piano piano vado a formare il vasetto. Quindi nella parte bassa deve essere più piccola, più stretta rispetto alla parte superiore. Piano piano quindi do forma al vasetto. Misuro, mi sa che taglierò un pezzo di pasta perché non voglio che sia troppo alto il vaso. Quindi vi conviene usare, se volete fare lo stesso progetto, vi consiglio di usare 3 grammi. Prendo quindi una forbice e taglio. Il progetto l'ho visto in Pinterest, quindi lo sto riproducendo. Quindi con questo pezzo di pasta che mi è rimasto, che ho tagliato, vado, devo fare il bordo del vaso. Sto stendendo una striscia di pasta, ma poi vedo che comunque è sottile e la vado a ristendere. Il bordo voglio la parte che adorna la parte superiore del vaso, voglio che sia un po' più alta. Quindi vado a stendere la pasta, lavoro e poi la stendo un po' più, lascio un po' più grossa lo spessore della pasta. Stendo con il mattarello e poi con la colla vedo che va bene, quindi lo incollo.
Ecco, così verrà alla fine posizionato il vaso. Ora vado a stendere la pasta color lilla, non troppo sottile, così lo spessore deve essere un po' più sostenuto. E poi vado a sistemare i bordi dei petali. Ora faccio il centro del fiore usando un altro tagliapasta. In questo caso la pasta è marrone scura e taglio con questo tagliapasta qua. Vado poi a premere vado a mettere un po' di colla al centro per attaccare la parte marrone che ho tagliato e poi per fare il centro ancora del fiore vado a mettere una porzione di pasta color siena schiarita con della pasta bianca. E la porzione di pasta che sto inserendo al centro è di circa 0,3 grammi. Poi vado a testurizzare con un stuzzicadente, quindi vado a formare tanti, vado quindi a punteggiare la pasta. Ora unito al fiore questo filo che è molto delicato, quindi ne ripiego due parti, le intreccio per dare più sostegno al filo. È verde, quindi lascio comunque asciugare il fiore perché deve essere asciutto. Ora vado a dare un po' di tono all'orsetto e al fiore con questi gessetti di pastello. Quindi vado a colorare le guance e poi andrò a scurire con del marrone scuro le giunture delle varie parti dell'orso. Questo orsetto lo potete fare anche da applicare su una tazza, su un barattolo di vetro, potete fare una calamita, insomma si presta a vari diciamo, usi questa creazione. Quindi vado a tonalizzare dove ho messo le orecchie, dove vicino al contorno dove ho messo il musetto. E poi conviene, diciamo, alleggerire, quindi sfumare con il dito, perché non ci deve essere una continuità di colorazione, che date, insomma, non deve essere uno stacco proprio deciso. Quindi sfumate, ecco, bisogna sfumare la parte di colore che si va ad aggiungere.
Ora invece al vasetto utilizzo, per dare tono al vasetto, utilizzo il nero, proprio dove ho inserito la striscia di pasta e nella parte interna che poggia poi all'orsetto, quindi vado a scurire. Invece il centro del fiore vado a tonalizzare con una tonalità di colore più scura. Poi il bordo del petalo, l'esterno, vado a dare un po' più di a risaltare il colore con del viola scuro. Quindi sfumo con il dito il colore ed ora andrò ad inserirlo nel vasetto con un po' di colla vinilica. Ora vado ad assemblare i pezzi e ho messo un po' di muschio sulla base, così adagio il fiore e metto il muschio anche qua nella parte superiore del vaso. Ho fatto delle due foglioline con una formina, con una base in silicone, e la fogliolina poi l'ho tonalizzata con dell'arancio, quindi una fogliolina la metto dietro ed un'altra la metto sul davanti. Ora con questa colla vado ad attaccare l'orso, a posizionare la creazione, e quindi userò un po' di questa colla. E nella parte bassa del vaso ce la metto un po' di colla ed anche in basso, e un po' di colla vinilica. Qualche puntina di colla, perché così il fiore, che comunque non è stabile, va ad adagiarsi sul muschietto. Questa è la creazione finita. Spero vi sia piaciuto e ciao!